Questo evento è uno scam, vediamo insieme che cosa c'è di interessante e che cosa c'è di un po' sospetto. Partiamo infatti aprendo la tab dell'evento sulla sinistra, e a questo punto ci si presenta davanti la Stravaganza Lunare, l'anno del drago che finisce tra 16 giorni. Allora! Attenzione, ci sono varie cose che abbiamo qui eh? e più avanti vi spiegherò perché secondo me questi eventi iniziano a portarci verso un'abitudine algacia, dandoci piccole ricompense. Niente di che solamente per farci capire come iniziare a spendere un po' alla volta i nostri danari. Dunque, come dicevo poco fa, ci si presentano queste due tab: Visita la, la, vista, la festa delle lanterne e accendi le lanterne. Se visitiamo la festa delle lanterne, qui la situazione è piuttosto semplice: nel senso che abbiamo un personaggio, partiamo da Zeri, che ci dice fai delle missioni. Queste missioni ci daranno delle ricompense, molto semplice. Missione, ricompensa, che vedete qui sulla destra, e la confermate. Quando avrete finito il primo personaggio, potrete passare al successivo, e inoltre andare avanti nella barra sotto nelle richieste completate completata la richiesta prendiamo la ricompensa qui sotto come in questo caso sono andato a prendere il drago glorioso con questo tag generazione in alto c'è la missione che invece ho completato e che posso andare a riscattare per prendere la ricompensa e vado a prendere la ricompensa questo è molto diretto salto qui vabbè la storia che non mi interessa in questo momento e arrivo quindi alla terza richiesta terza richiesta di uh, trash sì che sta schiena mi confonde sempre tantissimo che mi darà, vedete, 200 di energia poro, 5 gemmi arancioni e su questo ci arriviamo più avanti perché qua c'è della roba veramente che mamma mia rito. E poi va bene, quest'altro ce la possiamo fare. E dunque questo semplicemente è così. Andando avanti con le ricompense, con le, scusatemi, con le richieste dei personaggi, prenderemo queste cose qui sotto e le ricompense dei personaggi stessi. Non possiamo vedere cosa danno il quarto e il quinto se non ci siamo arrivati ma... Vedendo le richieste degli altri daranno più o meno tutte la stessa roba. Sotto invece prenderemo la croma per Aurelion Sol, Guardiano Lunare. Quindi le tre croma abbiamo viola, abbiamo quella verde e abbiamo quella rossa. Se volete sapere come prendere questa skin di Aurelion Sol, tornate indietro sull'evento delle tab, andate su Guardiano Lunare, sempre sulla sinistra, e dovete completare le varie missioni per prendere questa, questa cosa qui, che finisce tra 16 giorni. Tra l'altro la mia curiosità è se qualcuno entra su Wild drift tra... 14 giorni, 12 giorni, non lo so, verso la fine dell'evento. Che fa? Lo inizia e poi se la prende in quel posto? Chi lo sa? Continuiamo invece a parlare dell'evento principale. Ah, PS, prima di continuare facciamo, prima di continuare sull'evento principale, andando nello shop, gli aspetti per fortuna, seppur limitati, vedete hanno il cerchio del limitato, sono tutti e cinque comprabili. Abbiamo Atrox 1325, quindi leggendaria, abbiamo Zaira normale, Zeri leggendaria, Graves normale, Trash normale. Queste sono le versioni di base compresa la leggendaria. Poi esistono le altre due versioni, che sono Graves, Lanterna Draconica, versione speciale, ma poi vediamo il nome preciso, e Atrox, quella versione Prestigio. Senza perdere altro tempo e prima di continuare sull'evento, vi faccio vedere se noi andiamo nello shop e andiamo a vedere qui la versione di Atrox Prestigio. Costa la bellezza di. 1350 gemme arancioni in sconto, perché poi saranno 1500. Quindi andiamo ad avere una skin che costa tipo boh, 250 euro o qualcosa del genere. Se non avete fortuna che beccate le 1000 gemme o cose del genere, però è veramente, veramente tanto. Senza considerare se poi ci volete anche il resto della roba, le pose o il bordo. O che ne so, questo coso che è carino del drago, ma 160, un po' too much. Quindi ecco, abbiamo una spesa importante. Tornando poi all'evento, quindi torniamo qui alla festa lanterna, abbiamo visto che ci danno semplicemente queste ricompense. In alto a destra c'è la, la cosa speciale nascosta, che poi non è proprio tanto nascosta, perché c'è un pulsante qui in alto a destra. Lo vedete se lo tocco così, si, si cambia adesso vicino alla X, lo vado a toccare e trascina per spostare la visuale. Ora qui vedrete e vi farò vedere la posizione dei sette poro. I primi quattro li vedete già sullo schermo. Sono molto facili, spero cioè, nel senso, se dovete cercarli da soli senza spoilerarvi, eh, andate avanti nel video. Uh, ovviamente mi dispiace per i primi quattro, ma stanno letteralmente in mezzo allo schermo. Quindi ce n'è uno qui a destra. Questo qui eh, sulla destra in mezzo. Poi abbiamo quello in cima al pesce in alto a destra. Questo in cima al drago in alto a sinistra. E poi questi tre qui sulla sinistra. Molto semplici, piccolo evento, andandoli a prendere prenderemo dell'energia poro, quindi beh, comodo. L'evento questo qui che stiamo insomma vedendo dà tantissima energia poro. Molti sono contenti di questa cosa perché alla fine da una skin gratis, andando a fare l'evento con Costanza e finendo tutto quanto, andiamo a prendere questa eh, skin gratis grazie all'energia poro. Che attenzione, non mi lamento, ci può stare e va bene, specialmente se uno lo fa completamente gratis. La parte che a me fa un po' arrabbiare è come subdolamente iniziano a esserci, lo vedremo da questa sezione qui invece sulla festa delle lanterne, che ti inizi a portare verso un po'... Quel Sai, ci provo. Vediamolo con il pass di Graves, anzi, che sta più indietro. Cioè, sta sulla lanterna draconica. Invece, per quanto riguarda la parte di accendere le lanterne, ora ci arriviamo perché prima voglio, voglio dirvi qua. Allora, abbiamo la lanterna draconica. La lanterna draconica, se noi la andiamo ad aprire, facciamo entra, ok? Abbiamo questo pass. Questo è un pass che eh, è gratuito, o meglio, c'è cioè la parte gratis e la parte premium. A me hanno appena regalato la versione premium, ma ora vi dico che cosa ci dà. E c'è la parte gratis. La parte gratis. Guardate che cosa dà. Da una chiave della lanterna draconica che ci servirà per questo gacha. Che adesso ci arriviamo, anche questo. Che ci servirà per questo gacha E poi ci dà queste ricompense gratis qui sopra, che sono granelli blu, granelli blu, granelli blu, blu blu, 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 granelli blu e basta. Fino alla ventesima ricompensa, che è una pagina unicona. Questo drago luminoso un'icona quindi se non comprate il pass e vi consiglio di non comprarlo, attenzione, prendete semplicemente tutte ricompense con granelli blu e una chiave draconica. Per il nuovo giocatore sicuramente possono fare comodo, per i giocatori che frequentano il gioco da tanto tempo è un pass completamente inutile. E l'unica cosa a cui serve questo pass, e infatti ce lo dà come prima ricompensa dell'evento, è darci una chiave. Chiave che poi usiamo in questa parte, ora, nella parte a pagamento, prima di arrivare alla parte delle chiavi, che cosa abbiamo? Abbiamo 5 chiavi. Che io in questo caso adesso sto andando a prendere perché mi hanno eh, regalato il pass, che costa 390 wildcore, quindi non tantissimo tecnicamente, e probabilmente non è uno scam vero e proprio, ma è poi un bel bait gigante. Perché che cosa ci va a dare la versione premium? La versione premium ci va a dare chiavi ed energia poro a non finire, vedete questa energia poro? Ora, sapete, sapete chi mi frequenta da tanto tempo <ride> che la mia matematica non è proprio perfetta, ma se ho fatto bene i conti ci dà 3000 di energia poro. Quindi con 390 Wildcore noi andiamo a prendere 5 chiavi, e quella era la mia sveglia dannata, 5 chiavi e poi andiamo a prendere 3000 di energia poro, che alla fine uno potrebbe dire, ehi, per 490 Wildcore, eh, 390 Wildcore ci può stare, prendono energia poro. Prima inizia da 100, poi diventano 200. Nel frattempo c'è anche una cornice. Ed infine avremo un Recall, che comunque sono carini, ci possono stare. Sbloccando il Pass Premium, abbiamo anche le missioni, le giornaliere e le sfide che ci faranno aumentare più velocemente nel Pass. E fin qui è abbastanza standard. Seppur ci sia la discutibilità di quali sono le ricompense. Perché è un po' infame questa cosa? Perché loro ci hanno dato una chiave gratis, che ho usato io per appena era arrivato l'evento, e queste 5 che adesso prendo invece con il pass che mi hanno dato, che adesso andrò ad aprire direttamente qui con voi. E lo andiamo a fare, anzi, prima vediamo la panoramica delle probabilità. Vedete che le skin, sia quelle attuali che quelle vecchie, hanno una percentuale estremamente bassa di essere trovati. Questa già ce l'avevo, Diana, poco d'artificio, perché l'avevo la, comprata l'anno scorso. Poi abbiamo le altre ricompense con la ricompensa più alta energia poro. Quindi noi potenzialmente andando a comprare questo pass cioè queste chiavi, andiamo a trovare un sacco di energia poro che ci porta verso una skin gratuita, quella dell'energia poro. Ovvio che più si shoppa più energia poro si va a prendere. Infatti se vediamo nelle milestone a 10 casse ci danno 1500 di energia poro, a 20 ce ne danno 2000 e così via, 2005 3000 e dovrebbe essere 3000, no, 5000. Il problema è che per aprire 50 casse, capite voi che ci vogliono veramente un sacco di chiavi. Chiavi che, tra l'altro, potete semplicemente comprare. Vedete, le andate a comprare pagandola ognuna 85 wildcore. E per il totale, se noi andiamo a comprare 45 chiavi, sono 3825 wildcore. Quindi diciamo che tra, se, avete compre, se comprate il pass e se comprate tutte le chiavi per arrivare alla fine dovrebbero essere... Io vi consiglio di rifare la matematica, non fidatevi al 100% di queste, de, della mia matematica, ma dovrebbero essere circa 4.000-4.200 wildcore totali se volete finire completamente tutte e 50 le cassette qui. Abbiamo poi, ogni volta che facciamo le, le cassette... Qua abbiamo la prima cosa che ci danno a 10 cassette è il bordo di Graves Lanterna Draconica. Cioè, ora, se io voglio aprire solamente 10 casse, che cavolo ci faccio con il bordo di graves? Cioè, la skin è ovviamente alla fine Graves Lanterna Draconica edizione speciale. Questo vuol dire che loro nel frattempo mi danno, a parte la scia, la posa, perché la scia non è la prima cosa? Perché la scia non è la prima cosa? Perché se io cioè, voglio la scia devo arrivare. Ovvio che non è che uno va a mirare la scia, ma dovrebbero esserci prima le cose. Generali e poi il bordo. Che cacchio ci faccio con il bordo? Se tanto la skin sta alla fine? Cioè, oppure questo: l'interfaccia, l'emblema della landa, che sta a 40 casse. Ma mettete le prime 20? Non lo so. Comunque, andiamo ad aprire queste 5 casse e vediamo che c'è Vuoi usare 5 chiavi lanterna draconica per aprire 5 forzieri? Vai, andiamo. Ecco, questo è quello che succederà. Quando andate ad aprire le chiavi Vi darà l'energia poro E mi ha dato un affare che manco ho capito che cavolo era un, Ora un, andiamo sulla panoramica delle probabilità Così lo andiamo a vedere Un ninnolo Questo coso che ha 2% di probabilità di essere trovato Alla stessa percentuale No non ha la stessa percentuale di skin Però è una percentuale veramente molto bassa E io sono stato punito con questo ninnolo Con queste 5 chiavi prese dal passino che mi hanno regalato E ora passiamo invece alla parte con la quale potete farvi i regali a vicenda sì, avete capito bene. Tornando sulla stravaganza lunare, andando sull'accendi le lanterne, potremo, vedete, accendere una lanterna. Qui se noi clicchiamo qua bisogna giocare una partita, cosa che in questo momento non andrò a fare. Vi arriverà una lanterna, voi accendete la lanterna e vi darà una ricompensa. In questa ricompensa ci, sarà, ci saranno anche, scusatemi, delle buste rosse. Vedete in basso a destra busta rossa? Queste buste rosse le potrete regalare ai vostri amici e tecnicamente parlando ve ne può dare tra 1 e 4 buste ogni volta che aprite una lanterna. E la maggior parte delle persone che ho visto ne hanno prese 4, poi c'è stato qualche sfigato che dice di averne presa una e io non capisco quanto dov dovete essere sfigati, anzi fatemelo sapere se siete così sfigati giù nei commenti. Comunque quello che potete andare a fare è regalare queste buste rosse, vedete potete andarle a, andarle a dare, condividere le vostre buste rosse, vedete? con altre persone adesso io ad esempio ne mando una a magic ecco un regalo di capodanno per te spero di vederti più spesso sulla landa confermo e gli mando la busta rossa ora io me ne sono fatte mandare da tutti in live perché vedete che c'è un totale di 20 su 20 che credo sia per la durata dell'intero evento e le andrò ad aprire adesso con voi così vediamo che cosa danno apro la prima che ci dà 100 di energia poro apro la seconda che dà 100 di energia poro la terza 100 di energia poro, la quarta, 100 di energia poro, la quinta ci dà invece carta di prova aspetto epico. Permette di provare alcuni aspetti di livello epico inferiore ogni volta che un aspetto prova viene selezionato in partita. Quindi per provare una skin, scam così ti fanno fare "Oh, guarda che bello, la provo così poi la comprare. Andiamo avanti con la prossima e abbiamo 100 di energia poro. La prossima 100 di energia poro. Poi posso vedere quelli che me l'hanno mandata. Bene, perché non voglio scammarli, che voglio ridare le buste a tutti quelli che me l'hanno mandata. 100 di energia poro. 200 di energia poro. 200 di energia poro. 200... 100 di energia poro. Bene, bene, bene. 200 di energia poro. Continuiamo qui. 100 di energia poro. Uh, 200 di energia poro. Chissà se c'è un premio più succoso che non becco. Carta di prova a tutti i campioni. Gioc provare tutti i campioni dell'ultima versione. Ogni volta che un campione prova viene selezionato in partita si consuma una carta. Va bene, non vedevo l'ora. Eh, poi, che abbiamo mille di energia poro. Ah, secondo me c'è comunque un, un... Adesso vi dico, anzi... Uh, vediamo l'ultimo. 100 di energia poro. Eh, 3 le avevo aperte per sbaglio il primo giorno dell'evento. Quindi ne ho aperte 17 adesso qui con voi. Secondo me, oh, 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 fatemelo anche sapere chi ne è già riuscito ad aprire 20. Secondo me c'è un numero proprio finito di ricompense che ci danno queste buste rosse. E come se pescasse in, questa, in questo totale. E a tutti quanti darà queste ricompense. Cioè una carta lì epica, una carta dorata. E poi tutta energia poro. Fino a che a un certo punto ne troveremo 1000. Potete condividere le vostre buste. Con i vostri amici. Io quello che andrò a fare adesso poi sarà ridare le buste rosse a chi me l'ha mandata però da quello che vi ho fatto vedere prima con le lanterne se potenzialmente ce ne dà 3-4 al giorno avendo 10 giorni dovremmo essere in grado di darle a tutti quelli che ce le danno restituirle e darle anche a nuove persone tra l'altro qui c'è questo pulsante accendi tutto che non so se sarà qualcosa che potremo fare dopo averle prese tutte quante o se semplicemente per chi arriva tardi e ne fa varie no, non lo so secondo me ci sarà magari una piccola sorpresina quando saranno tutte 10 e uno le avrà già Prese tutte, le accendi tutte, non lo so Sono molto curioso In realtà bisognerebbe provare prendendo la prossima E giocando la partita e provando a premere accendi tutto prima di toccarla Dunque come recap e poi prima della mia considerazione finale su questa tipologia di eventi Vi ricordo, skin comprabili limitate Per le quali che dovrebbero durare altri 16 giorni come l'evento quindi quelle versioni normali e leggendarie comprabili, skin di Draconica di Graves che possiamo prendere invece utilizzando la versione gacha con tutte le chiavi che abbiamo visto prima, versione eh, prestigio di Atrox da 1350 <ride> così arancioni, insomma, costosissima e poi evento qui con buste rosse da regalare, poro da trovare, parte, insomma, qui con le missioncine, con le croma e le cose gratuite, questo positivo. Ecco, facciamo così. Questo positivo, alla fine sono ricompense che ci stanno bene. Piccoli porini divertenti, ci sta per i poro. Le lanterne, buona idea, regali tra amici, login ci può stare. Questo evento che secondo me ecco, questo è la roba che serve di più a invogliare qualcuno a fare il gacha, perché vi dà la chiave gratuita, non vi dà nient'altro nel pass se non così blu. Per provare a forzarvi ad andare a provare la prima chiave dire Oh, cavolo, potrebbe uscire la roba. E anche con quelle gratis che ci danno nel pass da 3,90, quelle che vi ho fatto vedere. C'è una specie di blocco psicologico. Perché che cosa succede adesso? Che io ho sei chiavi, ho aperto sei chiavi e penso: cavolo, me ne mancano solamente quattro di chiavi. Con quattro chiavi potrei arrivare a prendere 1500 di energia poro. E che cosa succede a questo punto? Che se noi lo facciamo. Oh, cavolo, ma il bordo Graves e lanterna draconica. E penso: Eh, ma se trovo Graves, almeno lo uso questo bordo che mi hanno dato gratis a 10. Cavolo, dovrei provare. E a quel punto quando arrivate a 20, perché dite, cavolo che faccio? Mi fermo a 10. No, arrivo a 20. Perché così ho più energia poro. E ho la luce guida. Che faccio? Mi fermo a 15. No, vi fermate a 20. E quando siete a 20 fate. Cacchio, ma ormai sono a 20. Secondo me. Dai, la trovo la skin, lo trovo qualcosa Alle brutte C'ho i 2500 di energia porra Arrivate a 30 e fate, cavolo Eh, ma ho preso pure la. l'anteprima la, Cioè, la, la pagina dell'aspetto La come cacchio si chiama quando la, 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 la Dannazione, la posa del campione Eh, però sono a 30, ho superato la metà Che faccio? Mo' c'ho la posa, c'ho la roba e eh vabbè ma vado avanti, vado avanti, sti cavoli che il quarto è brutto perché tanto il quarto non importa perché se siete arrivati oltre i 30 avete superato la metà e allora a quel punto finite l'evento ed avete speso 4200 wildcore per praticamente la posa di Graves, le due pose di, insomma oddio tutte e due ce le dovrebbe dare in teoria, no una sola però comunque ci dà quella più, più figa delle due pose insomma, almeno la posa numero 2, vediamo l'anteprima ecco. La posa numero 2 qui con lui con la lanterna e abbiamo, abbiamo speso 4200 Wildcore per andare a prendere Graves e tutte le, le sue la sua parte, insomma, di skin e 5000 più 3000, quindi siamo a 8000, 2005 siamo, a 10005, con questi siamo a 12500 e con questi siamo a 14000. Quindi 14.000 di energia poro, se abbiamo comprato anche il pass abbiamo 17.000 di energia poro e le altre piccole ricompense che vi ho mostrato. Quindi con 4.250 wildcore, vi, mi raccomando, rifate i conti perché sono piuttosto sicuro, ma per sicurezza non mi prendo nessuna responsabilità. Siamo a 17.000 di energia poro. E Le ricompense che abbiamo visto: 17.000 di energia. Poro sono tre skin, però sono skin casuali, skin che non andiamo a scegliere. Con quei 4.000, preferireste avere tre skin casuali e la skin di Graves? O usare 4.000, cioè wildcore, per comprarvi skin che vi piacciono direttamente, che escono nello shop? Secondo me, se non siete main Graves, che proprio dite, Cacchio, bellissima questa skin, voglio l'edizione speciale, e allora vi prendete come bonus in più. Tutte le altre skin e le cose gratuite ci può stare, se non siete main graves e non vi fa impazzire, dite oddio, questa skin la devo avere per forza. Secondo me non ne vale per niente la pena. Ma ora, con tutta l'energia Poro che ho accumulato, vado ad aprire il forziere dell'energia Poro. Quindi andiamo a vedere che cosa ci esce. Brand, vabbè, è bella questa skin, me la collo. Quindi andiamo a prendere Brand. Eh, boss da battaglia con questa energia poro. Si andrà ovviamente a resettare, e in questi giorni sicuramente ne aprirò almeno un altro considerando l'energia poro che c'è in giro. Comunque non volevo allungare di più il video, ma ci sarebbe stato la possibilità di mostrarvi: ma secondo me serviva solo a farvi rosicare la quantità di roba che hanno ottenuto in Cina durante questo evento. Anzi, cioè quello che, che dura l'evento, quello che c'è nell'evento, la parte gratuita, i regali, l'evento stesso, ci stanno, cioè già sulla parte degli eventi. Ci ci stanno 5, 6, 7 TAB, dove noi ne abbiamo 3, di cui una in realtà è inutile. Proprio una differenza massiva. Ma quello sarebbe completamente un altro video. A parte nel discutere sul come e perché gli eventi in Cina siano veramente fighi e che noi invece ci prendiamo le briciole e nonostante anche chi vuole magari spendere per una skin di questo tipo non può prendersi neanche la posa cioè voi spendete 300 euro per una skin e non potete prendere una posa che magari hanno solamente in cina che nel dubbio è questa posa cioè la posa accogliente quella eh, viola perché le altre due si possono prendere sola: cioè le altre due si prendono nello shop dove comprate la skin questa qui non c'è ora devo dire che, che secondo me quella più figa è comunque questa però anche se fosse dici io la voglio spendo 300 euro di skin e non posso neanche avere la posa, capite che un pochino mi va a rodere e quindi cosa ne pensate voi di questo evento pensate che sia scam pensate che non sia scam come avete visto io c'è una via di mezzo ci sono delle cose carine che sono interessanti comunque per il player che fa il tutto in maniera completamente gratuita ma tendo a a pensare comunque che ci siano determinati aspetti predatori che vadano ad implementare dentro di noi un po' alla volta. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, tutte quelle belle super cose di YouTube che gli piacciono, una cifra tantissimo. Vi auguro una buona serata, delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.